Questo secondo seminario dello SPI CGL di Roma Lazio ha come obiettivo quello di un rilancio della funzione delle leghe dello SPI nella città, spingendo molto l'acceleratore sulla contrattazione sociale e su un loro rinnovato ruolo come attori sociali a tutto campo, nei vari territori in cui le leghe si strutturano. Poi lo stesso SPI CGL ha detto, Ernesto Rocchi, il suo segretario generale, che dovranno anche rivedere l'assetto della dislocazione delle varie leghe, proprio per rispondere ai bisogni della città. Perché l'idea è quella di intervenire sul concetto di cittadinanza, di invecchiamento attivo della popolazione. Solo una parte della popolazione anziana ha bisogno di assistenza, sia continua sia a intervalli di tempo. Un'altra stragrande maggioranza, pur prendendo farmaci, avendo magari alcune malattie ma non invalidanti, svolge e può svolgere delle funzioni, molte delle quali già sono in atto. Innanzitutto per quanto riguarda il welfare locale, pensiamo semplicemente ai rapporti familiari, ai trasferimenti di risorse ai giovani, agli interventi che spesso vengono fatti di militanza e di volontariato degli anziani e che debbono essere moltiplicati sul territorio. Ma pensiamo anche che un piano sociale, specialmente nel comune di Roma, che sia mirato a tener conto di come è fatta la popolazione romana, può moltiplicare le risorse che gli anziani possono mettere a disposizione della città, rendendoli attori ancora più attivi della vita cittadina. E questo è importante anche ai fini dell'assetto democratico, perché la partecipazione attiva degli anziani. Ricordiamoci che nel 2024 gli anziani saranno a Roma un quarto della popolazione e già oggi in alcune realtà si può prevedere che gli anziani saranno 5 volte i bambini esistenti nei vari quartieri. Quindi strutturare l'intervento della città tenendo conto di questa variabile, non come dato a sé stante, ma anche per influenzare una molteplice attività comunali e non solo comunali. Penso ai trasporti, penso alle case di abitazione per gli anziani, penso alla sistemazione, da cose minute come la sistemazione dei semafori, penso agli interventi sulla sanità. Per esempio a Roma ci sono pochi punti di geriatria. Quindi la sanità non è allineata come ha fatto la popolazione. Per non parlare della necessità di un'iniziativa forte, anche culturale, anche dal punto di vista dell'alfabetizzazione degli anziani per l'innovazione tecnologica e per l'uso dei mezzi digitali. Perché più si affermerà la linea delle smart cities, cioè delle città intelligenti che usano smartphone e tablet per i rapporti con la pubblica amministrazione, più gli anziani che non si aggiornano su questi temi rimarranno esclusi e ci troveremo di fronte a nuove esclusioni e nuove povertà. Quindi un intervento degli anziani, diciamo così, a 360 gradi, che non riguarda solo il rapporto con i municipi, i quali debbono diventare finalmente comuni urbani, come prevede la legge sulla città metropolitana di Roma, ma anche altri soggetti esistenti sul territorio che sono innumerevoli. A Roma ci sono migliaia di esperienze di associazioni, comitati di quartiere, che spesso sono esperienze sparpagliate, non collegate, non messe in rete, anche se qualche cosa su questo terreno si sta muovendo. Ebbene, le leghe debbono svolgere anche a livello di dove sono, il quartiere del municipio in cui sono, una funzione anche di aggregazione, di stimolo, di contatto, di rapporto, di moltiplicazione delle esperienze, aprendosi al sociale e alla popolazione così come essa fatta, senza ignorare che possono dare anche un contributo nel rapporto giovani-anziani, sfuggendo a questa lagnosa questione che viene riproposta del conflitto fra giovani e anziani, che non è così in sostanza. Già ci sono esperienze, per esempio, di rapporti con le scuole elementari che vanno moltiplicate e quant'altro. Cioè si tratta di una serie di temi e anche di iniziative concrete che sono state indicate nel corso del seminario e che noi speriamo che le leghe prendano in carico, sviluppino, ognuna con una sua fisionomia adeguata al territorio in cui lavora. Ma come ho detto nel seminario, il territorio deve diventare il vestito delle leghe.